Siamo. Allora, eccoci in compagnia di Natascia Spinello. Natascia, purtroppo è il terzo match consecutivo che si chiude al tie break con una sconfitta. C'è poco da dire perché poi sul tie break è sempre una lotteria, però ci sono comunque, manca quel qualcosino per vincere la partita. Sì, purtroppo sembra un déjà vu, sono tre partite che ci capita di fare le stesse cose, arriviamo al tie break, ci manca quella palla, quel pizzico che l'avversario riesce a mettere a terra e noi no. E purtroppo ci deve servire da lezione un'altra volta per affrontare, insomma, ripartire dalla partita di domenica e sapere, essere consapevoli di che cosa sbagliamo, perché poi alla fine statisticamente riguardiamo le partite e facciamo praticamente tutto bene, ci manca veramente la lucidità nel punto importante. C'è stato un terzo set vinto, poi il quarto c'è stato un crollo, qualcosa non ha funzionato nulla, così si è buttata via un po' quell'opportunità di chiudere lì la partita? Sì, esatto, diciamo che più che il rammarico del tie break, ecco, il rammarico è del quarto set, perché quando vinci due set in maniera così stellare, abbiamo fatto veramente tutto bene, eravamo cariche, eravamo gasate, spegnersi così, ecco, quello è stato un po' un peccato e purtroppo non ci ha accompagnato la testa. Quindi, a proposito di testa, testa alla prossima. Sì, testa alla prossima, questo mese purtroppo non abbiamo tempo di scoraggiarci, domenica c'è un'altra partita e la riaffronteremo con la carica giusta. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.